Siamo con noi con la vice segretaria del Partito Democratico Irene Tinagli, ci raggiungerà anche il parlamentare della Lega Stefano Candiani e poi avremo tanti altri ospiti. Cominciamo subito con l'entrare nelle amministrative, perché il Partito Democratico, come sappiamo, ha avuto un buon successo del quale immagino che siate fieri. Beh. Allora, no, per ricapitolare i dati, che comunque oramai sapete tutti, sappiamo che a Milano il candidato del centrosinistra, che non è del PD, però insomma il PD ha avuto un'ottima affermazione come lista, ha vinto da solo con il 57,7%, il primo sindaco di centrosinistra eletto al primo turno, più di 25 punti di distacco dal candidato del centrodestra. Napoli e Bologna il PD si presentava con i 5 Stelle e anche qui hanno i due candidati hanno vinto in modo agevole, Manfredi e Bologna Lepore. A Torino e a Roma si va al ballottaggio. A Roma il candidato del centrodestra Michetti è in vantaggio, mi sembra, di 3 punti, si cito a memoria, sul Gualtieri, candidato del centrosinistra. Ecco, non sto vedendo la grafica adesso. E mentre invece a Torino il candidato del centrosinistra Lorusso è in testa nei ballottaggi, si aspettava in realtà il contrario. Quindi diciamo è stata un exploit non previsto. In Calabria il candidato invece del centrodestra ha vinto in modo netto, in modo appunto molto agevole, 54,5%, Roberto Chiuto, candidato di Forza Italia, capogruppo e parlamentare. E l'altra notizia da sottolineare è che c'è stata un'affluenza molto ma molto bassa, in alcune grandi città addirittura sotto il 50% dei voti, quindi diciamo così potremmo dire, se volessi dirle, vabbè, prima vi faccio un commento: secondo voi da che cosa dipende la vittoria dei vostri candidati? Siete stati più bravi nello scegliere i candidati oppure nel tenere la barra dritta su alcune tematiche a livello nazionale? Io credo entrambe le cose. Noi abbiamo avuto dei candidati, prima di tutto, che non è che sono stati scelti dall'alto e catapultati, sono sindaci uscenti, nel caso di Sala, ex assessori che avevano esperienza, quindi persone che già da anni servivano con passione la loro comunità, che conoscono le città, i problemi che hanno, i cittadini, hanno fatto delle campagne elettorali molto concrete sui temi specifici. Io sono andata in giro per l'Italia ad accompagnarli e veramente ho visto una campagna elettorale molto concreta, per cui io penso che questa concretezza, questa vicinanza e prossimità alle persone, insieme anche a una serie di temi nazionali che come Partito Democratico in questo ultimo anno in particolare abbiamo molto promosso, quindi la sanità, tornare a investire sulla sanità pubblica, la di prossimità, l'istruzione, i servizi per le persone. Io credo che le persone, dopo un anno difficile come quello di oggi, che abbiamo vissuto fino ad oggi, abbiano premiato la concretezza, l'esperienza. Tinagli, ovviamente il dato sull'astensione, qualcuno vi potrebbe dire vi piace vincere facile, perché a votare sono andati veramente in pochi. Quello ovviamente dispiace sempre quando ci sono cittadini che decidono di restare a casa, è sempre una cosa che deve far riflettere, però insomma chi ha deciso di andare ci ha dato fiducia e questo insomma comunque fa piacere. Certamente è importante anche capire perché, non vedremo anche le analisi che in questi giorni saranno fatte sull'analisi dei flussi elettorali. Giorgia Meloni dice che siamo di fronte a una crisi della democrazia, lei è d'accordo? E se sì, di chi è la colpa? No, ora, crisi della democrazia comunque è una partecipazione ampia, poi non è che abbiamo avuto in altri casi delle affluenze più basse, non è che è crisi della democrazia quando il risultato non ti avvantaggia, quindi bisogna anche affrontarlo con... penso però che ci possano essere stati vari elementi e penso che sia anche un po' un nostro compito, mi auguro, di riavvicinare le persone alla politica e riportarle a partecipare. Perché poi il tema vero è anche che c'è un governo Draghi che diciamo vede una grandissima maggioranza parlamentare
e la politica in quanto tale sembra aver perso un po' di interesse, cioè i cittadini sono anche meno interessati alla politica, perché in qualche modo c'è un presidente che è stato chiamato in nome del principio di salvezza nazionale, tant'è che tutti i partiti, tranne appunto Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana, sono entrati al governo, e quindi forse appunto nelle case le persone hanno... Però è una percezione sbagliata, perché poi in realtà i partiti, io penso in particolare ovviamente al Partito Democratico perché lo seguo, lavorano tantissimo, noi lavoriamo tantissimo per portare dentro al governo delle priorità che noi vediamo nei territori, per cui il fatto che nel Piano Nazionale di Ripresa ci siano 4 miliardi e mezzo per gli asili, per il tempo pieno, sono cose che noi abbiamo portato, cioè che il Partito Democratico e poi altre forze avranno portato le loro priorità, ma noi portiamo questo tipo di contributo molto concreto. Alle ballottaggi pensate di avere l'appoggio di Conte, parlo di sia di Roma che di Torino, quindi dei 5 Stelle? Questo non lo decido io, noi pensiamo di avere candidati validi, competitivi e che ci auguriamo possano essere sostenuti da tutte le persone, in particolare penso appunto a Roma e Torino, che gli elettori sia del Movimento 5 Stelle ma non solo, delle altre forze politiche possano sostenerli per un cambiamento, perché sono città che oggettivamente negli ultimi anni hanno sofferto. Ma non chiederete, i vostri candidati non chiederanno cosiddetti apparentamenti? Perché succede così quando poi si va al doppio turno, che come tutti sappiamo non è, diciamo così, il proseguo del primo, quindi è capitato tante volte che candidati che hanno avuto sono partiti favoriti sono stati poi dopo sfavoriti al secondo turno e viceversa, insomma, quindi è capitato tante volte anche che ci siano stati dei grandi recuperi. Il secondo turno è come una partita di ritorno, quindi diciamo è una partita che si gioca quasi partendo da zero, no? E si può chiedere l'apparentamento, cioè si può chiedere alle altre forze che non sono riuscite a superare, che sono arrivate terze e quarte, di entrare poi nelle giunte e quindi governare insieme al proprio candidato. È una cosa che secondo lei verrà chiesta? Non lo so, questo noi abbiamo lasciato, come le ho detto fin dall'inizio, una grande autonomia ai territori, ai candidati, perché non ci può essere un'imposizione dall'alto. Quindi saranno i candidati che si presenteranno al ballottaggio a valutare nella propria città che tipo di mossa fare. Sa perché glielo chiedevo? Perché c'è il nostro Domenico Marocchi dalla sede di Azione con Carlo Calenda. Rivediamo un attimo il cartello dei voti presi dai candidati. E così capiamo di cosa parliamo, quando parliamo d'amore, no, quando parliamo di Roma. Michetti 30,1, Gualtieri 27%, Carlo Calenda 19,8, Virginia Raggi, la sindaca uscente, 19,1. E quindi diciamo è lampante a tutti che quel 18,8 di Calenda e quel 19,8 di Calenda, mi perdoni, e quel 19,1 di Raggi è molto appetibile per chiunque voglia giocarsi la partita e voglia vincere la sfida per diventare il primo cittadino della capitale d'Italia. Domenico. Esatto, Serena, siamo qui nella sede di Azione appunto con Carlo Calenda e c'è uno stato di calma apparente qui dentro, si respira, più che apparenza, qui bisogna parlare proprio di apparentamenti, che è la parola del giorno che riecheggia qui ma in tutta la città. Effettivamente lei ha dichiarato, anche la Raggi lo ha dichiarato, non ci saranno apparentamenti, però le cifre parlano, si parla di tesoretto di Calenda a questo punto. Ricordiamo anche che la sua lista è stata la più votata in tutta Roma, certo i partiti si portavano appresso tante liste civiche, però ecco, le chiediamo, non ci saranno apparentamenti, ci sarà una dichiarazione di voto però almeno da parte sua, potrebbe arrivare adesso, ce la fa adesso qui in diretta su Rai 1? Allora, intanto sono contento di essere in una trasmissione con la mia amica Irene Tinagli, che saluto molto, fatto la carambata di cuore, è una persona che conosco, è un'amica che conosco da tanti anni, a cui voglio molto bene, quindi mi fa molto piacere. Io ho fatto una lista civica, è una lista civica che è stata votata da persone di orientamenti politici molto differenti. Ed è stata una sfida per andare a governare, non farò come i politici fanno normalmente dicendo wow, abbiamo vinto comunque. No, io volevo governare Roma, ci ho lavorato un anno con un programma molto profondo e quindi di questo mi dispiace molto prima di tutto. Sono contento che la lista è la prima lista più votata, non farò né apparentamenti né alleanze perché le persone che mi hanno votato appunto provengono da mondi diversi,
Per quanto riguarda una dichiarazione di voto, se mai avverrà, avverrà a titolo personale, non come lista. Quando possiamo? Quando avrò capito alcune cose. Per esempio, se Gualtieri intende mettere nella giunta dei 5 Stelle o meno. Perché se una cosa che è uscita molto chiara dal voto è che i romani, i 5 Stelle, non li vogliono più vedere al governo. Allora, su questo bisognerà che ci sia un chiarimento. Più in generale, il Partito Democratico, io credo debba oggi decidere se continuare a perseguire un'alleanza con i 5 Stelle, che è una forza che ormai si sta sciogliendo, oppure guardare a un'area più riformista che io credo sia più vicina sia al sentire mio, ma ovviamente, ma anche di Rene. Beh, malgrado ciò, però, è d'accordo con la Raggi, che dice che gli elettori non sono pacchi, non sono mandrie da spostare, almeno su questo. L'ho appena detto, non, io Senta, penso Calenda, che non c'è nessun tesoretto. Però per capirci, no? Quindi siccome Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, no, ha detto a caldo che il suo partito è distante dalle destre, e quindi qualcuno, ovviamente tutti noi cronisti politici, ci siamo affrettati a pensare, dico, chissà, forse a questo punto dirà che sostengono appunto i candidati di centro sinistra. Questo avviene sia a Roma sia a Torino, potrebbe avvenire nei prossimi giorni sia a Torino che a Roma, perché anche a Torino, dove c'era una sindaca uscente, Appendino, che non si è ricandidata, e i 5 Stelle hanno preso un 9,5%, mi sembra, vado a memoria, e quindi anche lì c'è, diciamo, un bagaglio di voti appetibile per le... Eccola qui, Valentina Sganga, 9%, ci dava a memoria. E per cui mi faccia capire, se Conte dicesse che, se, sottolineo se, Virginia Raggi dicesse che appoggia Gualtieri, lei che fa, non appoggia più? Non andrebbe da Gualtieri? Meglio. Io non appoggio Gualtieri comunque, perché la forza politica che rappresento come azione non è la stessa cosa della però, lista civica. Però perdonami, no, certo, però voglio capire una cosa. No, quindi io non appoggio Gualtieri, sarà nel caso una dichiarazione di voto a titolo individuale. Certo, però che ha questa un peso. Dichiarazione di voto... Ecco, cioè, la sua dichiarazione per di fare voto, questa dichiarazione di voto per me ci devono essere delle condizioni. Per esempio, non avere 5 Stelle in giunta. Mi piacerebbe una bella dichiarazione di Gualtieri che su questo chiarisse l'orizzonte. Se non, lei non lo vota Gualtieri? Mi piacerebbe una bella dichiarazione di Gualtieri che chiarisse questo orizzonte. Ecco, quindi deduco che se Gualtieri dice non avrò 5 Stelle in giunta, se Gualtieri non dice non avrò... Mi piacerebbe una bella dichiarazione di Gualtieri ma non mi faccia così. Senta, no, sa cos'è Calenda? Vogliamo continuare? Ma sì, cioè, vabbè, però sono, diciamo, io vado per deduzioni, no? E certo. Peraltro insomma, la ringrazio di essere con noi, di essere stata una notte lunga, ha fatto una bella campagna, una bella, l'hanno riconosciuto tutti, campagne elettorali nei territori, quindi grazie. Insomma, di questo mi saluti anche sua moglie Violante, che so che è molto attiva adesso per, soprattutto in questi giorni, perché è il mese della prevenzione, quindi noi lo ricordiamo sì. Sempre contro sì, i tumori al seno, inizia ecco. La prevenzione e la Comen prossima settimana fa la Race for the Cure, dove io ci sarò senza correre, perché sennò mi viene infarto, però camminando. Diciamo. No, lo ricordo perché, diciamo, adesso Pale è fuori dalla partita, quindi posso anche usare delle parole, diciamo, così meno tecniche, no? Per, soprattutto importanti per tutte noi donne che dobbiamo necessariamente sottoporci ogni anno a tutti i controlli necessari. Però mi dica una cosa, per lei Gualtieri e Michetti, sindaco di Roma, pari sono? Per Roma è uguale se rientra Michetti diventa sindaco o se diventa sindaco Gualtieri? Guardi, a proposito di questo le vorrei dire una cosa. Vorrei che Gualtieri chiarisse se nella sua giunta ci saranno i 5 Stelle. Ah, una cosa nuova che non ha detto qui adesso. Però, Serena, scusa. Lei è un uomo che parla dritto per dritto, non mi faccia il politichese però. Ha ragione, meglio che parlo dritto per dritto, non ci devono stare i 5 Stelle. Allora, va bene. Serena, visto che parla dritto, io ho una curiosità, non so se puoi esaudire questa mia curiosità. C'era stata quella nota intervista del ministro dello sviluppo economico Giorgetti che aveva detto che lei sarebbe stata la persona ideale per guidare una città così complessa. Posso sapere se Giorgetti, noto esponente della Lega, l'ha sentito dopo i risultati? C'è stata una telefonata? No, mi ha scritto dicendo bravo, buon risultato, ma
Io avevo detto di Giorgetti che era un bravo ministro, non era successo tutto questo macello. Cioè, credo che Giorgetti abbia semplicemente detto credo che sia un bravo amministratore. Insomma, beh, sai, è un po' diverso però, Calenda, non siamo, io sono una ragazza semplice, ma se un importante esponente di un partito a lei avversario dice che lei è un candidato giusto per Roma, esprime delle parole di elogio nei suoi confronti, non è proprio una sciocchezza, questo lo dico, ma sempre perché sono una ragazza semplice io. Penso che sia una cosa... Penso che ha detto una cosa difficile e coraggiosa e gliene sono grato, ci mancherebbe. Va bene, senta Calenda, un'ultima domanda. E lei ha detto al PD la prossima... È importante che nella giunta non ci siano i 5 Stelle. Vabbè, se lo può tatuare suoi... questo, scusi, un po' come il tatuaggio che si è fatto SPQ. Senta Calenda, e invece qualcuno di Azione ci potrebbe essere in questa giunta? No, per la ragione che ho spiegato prima. Se no tradirei e sarebbe disonorevole quello che ho detto agli elettori. Né prima. Con Gualtieri né con Michetti. Questa cosa della coerenza ci tengo molto. Comunque. No, non, semplicemente saremmo all'opposizione facendolo in modo costruttivo. Senta, peraltro lei di risposte, siccome il PD, qualcuno del PD aveva detto l'endorsement di Giorgetti a Calenda è la prova che Calenda è il candidato della destra. Stamare lei più o meno tutti. Letta no, glielo dico, le do una notizia perché io gli ho fatto la domanda ovviamente. Letta mi ha detto Calenda è Calenda, quindi diciamo non ha appoggiato questa. Ha detto, vabbè, lasciamo perdere, ok. No, vabbè, glielo dico perché insomma faccio la cronista, lei mi dice una frase e io le dico il segretario non ha detto questo. Comunque, lei dice al PD la prossima volta prima di darmi del leghista il PD ci pensi. Quindi deduco che lei non si sente di destra. No, io non mi sento di destra, non sono mai votato destra, nel senso, ma credo sia una cosa nota. Va bene. Quindi Michetti, è complicato che lei dia il suo appoggio a Michetti. Io penso che sia molto importante che Gualtieri non abbia 5 stelle. Va bene, senta, l'ultima domanda, se no qui i nostri telespettatori si annoiano e non siamo abituati a far annoiare i nostri telespettatori, Calenda. Cambiamo argomento. Neanche lei è abituato ad annoiare la gente, immagino, no. Assolutamente. Ecco, l'ultima domanda, ma in una coalizione di centrosinistra nella quale ci fossero i 5 stelle, lei entrerebbe mai? No. Va bene. Grazie, arrivederci. Buon lavoro. Grazie. Preciso, comunque che le dichiarazioni di affetto nei confronti. Mi saluti Irene. Sì, la può salutare direttamente, ma non so se volete scambiarvi. Ieri mai risposto. Così stiamo. Cioè l'ha chiamato e non gli ha risposto. Calenda, ma come fa? Ma com'è possibile? Ieri sera. Quando dormivo forse. Era un po' tardi, però. Ti richiamo dopo allora. Okay. No, glielo dica subito, perché lo deve richiamare? Gli dica subito quello che gli vuole dire. Tutto volete sapere nella vita. Ragazzi, facciamo i giornalisti, se no facevamo altro. No? Ma no, ma come ha detto Carlo, noi ci conosciamo da tanti anni. Ieri sera, a fine serata, ho chiamato ovviamente tutti i nostri candidati, però poi... ho tolto la giacca della vice segretaria, ho messo da amica, ho chiamato Carlo perché comunque ha avuto un importante risultato personale e quindi per me, Carlo lo sa, abbiamo delle opinioni diverse, è rimasta per me una ferita che a Roma il centro-sinistra, perché io considero lui una risorsa del centro-sinistra, si è andato separato, però rispetto, noi ci rispettiamo molto reciprocamente, quindi ieri sera volevo solo chiamarlo. Va bene, ma questa condizione che dice Calenda e 5 Stelle in giunta, vabbè, lei non credo che lo possa dire ora. Non ho la più pallida idea, questo dovremmo avere Roberto Gualtieri. Va bene, sarebbe interessante. Avremo tempo di capire come andrà la sfida. E, peraltro aggiungo quest'ultima nota da cronista, i due, Calenda e Tinagli, sono amici, ma voi siete stati anche eletti al Parlamento europeo con, diciamo, la compagine. Siamo nello stesso gruppo. Siamo europei di Calenda, entrata nel Partito Democratico, poi Calenda ne è uscito subito dopo l'alleanza fra PD e 5 Stelle. Ma basta il mio sfoggio di erudizione, grazie Calenda, mi saluti Violante. Grazie. E buon proseguimento. Grazie mille. Allora, grazie. Nel frattempo è arrivato Candiani della Lega, però siccome, grazie per essere con noi, vengo da lei, però siccome c'è il sindaco, possiamo dire, ovviamente il risultato va vidimato, però di Napoli, il professor Manfredi che aspetta da un po', non si arrabbierà Candiani se do la parola prima a Manfredi, peraltro avevamo invitato anche Occhiuto che è l'altro vincitore, che è il vincitore del centrodestra della regione Calabria. Occhiuto oggi non poteva, ci si verrà da noi domani, ma insomma qui tutto in totale armonia, perché siamo ovviamente poi peraltro in par condicio fino al doppio, fino al appunto al...
al secondo turno. Ecco, bravo Massimo che mi suggerisce le parole. Va bene, professor Manfredi, allora lei candidato di PD 5 Stelle unitario, ha vinto con un netto distacco, mi sembra 25 punti dal suo avversario di centrodestra, uno dei risultati capoluoghi di regione forse il più significativo in termini di voti, sì 25 un po' di meno, la 20, 21 no, di più, 21, 31 no, 41, forse, 51, forse 61 più, 41, 41 punti circa lei 41. Ha preso in più. E, peraltro è stato anche ministro del governo Conte. La prima domanda è: Napoli ha scelto una figura come lei, un accademico, rettore universitario, ingegnere, dopo un sindaco molto, io uso il termine flamboyant, sicuramente insomma non, molto diverso da lei come De Magistris? Ma io credo che Napoli abbia scelto di voltare pagina e di avere una buona amministrazione, di costruire una città finalmente normale, una città europea che basa il suo futuro non sulla ribellione ma sul colloquio con le grandi istituzioni, col governo, con l'Europa, e credo che sia stata una scelta netta perché il risultato elettorale che ho avuto è amplissimo. Indiscutibile. Quindi senta, di questo sono soddisfatto. La prima cosa che farà da sindaco di Napoli ce l'ha già in mente? La prima cosa da fare è riaprire il comune. Noi abbiamo un comune che è completamente paralizzato da mesi, che non è assolutamente governata la città. I cittadini chiamano e nessuno risponde al telefono, quindi penso che dobbiamo far ripartire il comune. Prima i centralinisti, rimettiamo qualcuno al centralino, dice lei. Quindi perché dobbiamo ricominciare a fare le cose normali in una città normale. Senta, lei ha un ottimo rapporto con Giuseppe Conte, di cui è stato anche ministro dell'università nel Conte giallo-rosso, per capirci. Lo ha sentito? Gli ha chiesto, che so, una indicazione di voto per i candidati del Partito Democratico? O gliela chiederà? Ma lui è stato qui ieri sera a Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto una coalizione con il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e altre forze moderate e riformiste. Abbiamo fatto tantissime manifestazioni congiunte, gli elettori si sono mossi tutti insieme, quindi diciamo qua c'è stato veramente uno spirito comune e il risultato elettorale lo testimonia. Ecco, quindi diciamo però, insomma, non sa, secondo lei Conte, il Movimento 5 Stelle guidato da Conte, darà un'indicazione di voto per i ballottaggi per i candidati del Partito Democratico? Se lo aspetta? Non se lo aspetta? Io penso che la collocazione del Movimento 5 Stelle è chiaramente nel campo del centro-sinistra. Quindi mi sembra naturale che gli elettori del Movimento 5 Stelle ai ballottaggi votino il candidato del centro-sinistra e che a Roma votino Roberto Gualtieri, che tra parentesi è stato un ottimo ministro dell'economia, abbiamo lavorato benissimo insieme al governo. La mia domanda era un'altra, dei momenti più difficili. La mia domanda era se appunto si aspettava, perché poi sappiamo anche che il Movimento 5 Stelle in realtà nasce come movimento apartitico e diciamo distante da due poli, poi molte cose sono cambiate e quindi volevo capire se vi eravate sentiti. Comunque magari ce lo viene a dire nei prossimi giorni. La ringraziamo, l'aspettiamo qui in studio quando vorrà e non vediamo l'ora di collegarci con la splendida Napoli, che è una città che abbiamo tutti noi italiani nel cuore. Allora, accolgo Candiani della Lega, grazie e buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Candiani, io la accolgo con questo più dell'ANSA: ministri della Lega non partecipano al Consiglio dei Ministri, Lega abbandona la cabina di regia sulla delega fiscale, perché il ministro Garavaglia già nel corso della cabina regia aveva lasciato il tavolo chiedendo tempi per approfondimenti, cioè manco il tempo di superare le elezioni e già ci sono problemi nel governo? No, calma, non drammatizziamo con il più dell'ANSA, perché sennò non ce la caviamo, come diciamo il gioco di parole più. È ovvio che si tratta della delega fiscale, è ovvio che Garavaglia ha esercitato quello che è un legittimo diritto, che è quello di approfondire i tempi, quello che ci sta scritto dentro. Tenuto conto che c'è dentro la riputazione degli estimi catastali, e su questi noi abbiamo una posizione molto netta e ovviamente vogliamo essere sicuri che non ci sia qualche svarione di istante. Cioè non è una cosa che arriva lì
la guardi in due istanti e la liquidi via con una cifra di consiglio di ministri qualunque. Il governo non si deve preoccupare. Santa Candiani, secondo me, che idea vi siete fatti? Cos'è che non ha funzionato? Le do un'ipotesi, un paio di ipotesi che circolano sui giornali, che tutti noi commentatori ci siamo posti. Candidati scelti, Salvini ha detto troppo tardi, quindi forse candidati non all'altezza. O forse l'aver avuto un atteggiamento un po' ondivago come Lega sui temi della pandemia, penso ad esempio alla contrarietà di Salvini al Green Pass, che invece è stato supportato da governatori e anche dai ministri al governo, così come anche come coalizione, no? Giorgia Meloni invece è completamente contraria a questo strumento di ingresso nei luoghi aperti al pubblico. Ecco, che idea si è fatto al momento le sconfitte, alcune sconfitte, insomma, non inaspettate nelle città? Beh, innanzitutto non è che ci sia molta sorpresa, è chiaro che la distanza di Milano è molto grossa e non si può se non riconoscere che lì c'è effettivamente una difficoltà a far passare un messaggio politico. Tra Sala e Bernardo c'è una distanza che non è di qualche punto, che può essere ovviamente giustificata con la scelta del candidato piuttosto che con un'uscita questo o quell'altro. Lì è un territorio su cui da sempre abbiamo ad essere accettati come una proposta elettorale alternativa alla sinistra. In questo caso, diciamo, l'opinato candidato che si è messo a disposizione è così, dopo che ne sono stati purtroppo alcuni accantonati, perché prima Albertini, poi doveva essere Lupi, poi doveva essere un altro. Quello non è un scenario che mi piace e che ci piace. Quando si sceglie un candidato bisogna poi determinatamente mettere tutto in campo per poter ottenere. Esitare a non ci ha aiutato. La sento malissimo, purtroppo la voce va e viene. Senta, domanda, corteggerete anche voi Calenda per far sì che si dichiari a favore di Michetti, del candidato del centrodestra a Roma? Vedo che i corteggiamenti su Calenda fanno molta notizia, fanno anche molto quasi gossip. Ecco, no, ma non è un gossip però, Candiani, è politica, non è gossip. No, io uso la parola corteggiamenti così per strappare un sorriso. Però voi sdrammatizziamo un po' anche la situazione, visto che già sono tanti volti un po' lunghi. No, scherzi a parte, però bisogna parlare di contenuti, di programmi. Cioè Calenda prima ha detto una cosa molto semplice: non vuole avere a che fare con 5 Stelle. Noi su questo abbiamo già un po' di comune non da poco. È evidente che il punto di rottura di queste elezioni a Roma è rispetto alla gestione Raggi e 5 Stelle. Senta, con lui volentieri si parla dei temi, come si parlerà di più un caso, ma con i cittadini, perché come è stato, lo riconosco in maniera correttamente detta, non è che i territori sono come le pecore che le porte passano. Bisogna parlare in maniera seria dei problemi della città e delle soluzioni. E chi su questo trova un problema, ovviamente avrà. Senta, io la sento malissimo, Candiani, cioè mi sta mettendo a dura prova, perché salta una parola su tre. Però posso garantire altrettanto. Come? È altrettanto difficile, perché anche qui salta, è un collegamento. Ma da un po' di sfortune. Allora, ultima domanda. Fratelli d'Italia cresce nel voto, cresce insomma nel consenso, e chiede il voto dicendosi disponibile di votare Draghi al Quirinale. Voi che cosa replicate, sia Lega che Partito Democratico? Chiudiamo i ballottaggi, dai. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare prima di pensare alle elezioni del Presidente della Repubblica. Ecco, mi sembra un po' una fuga in avanti, forse un po' estemporanea. Dopodiché si parlerà a tempo debito dell'elezione del Presidente della Repubblica, però credo che gli italiani abbiano bisogno fuori di alchimie da palazzo per convenienza. Si deve fare una... Chi è che fa le alchimie da palazzo per convenienza? Cioè, l'elezione di Draghi significa ovviamente portare il governo automaticamente alle dimissioni. Quindi queste sono cose che forse in questo momento non sono tra le priorità dei cittadini. Su questo credo che Tinagli sia d'accordo. Deduco, così mi butto. Su Draghi? Sì, su questa proposta di votare Draghi al Quirinale e andare subito al voto che fa Meloni. Ma queste intemerate, queste uscite così, francamente, tra l'altro anche poco rispettose della figura istituzionale. Quindi lasciamo Draghi fare il suo mestiere. Senta, l'ultima domanda che volevo fare a voi: le periferie non hanno votato, la più grossa astensione c'è nelle periferie, ritorna l'immagine del Partito Democratico come partito dello ZTL, cioè dei centri storici? No,
No, io ora in realtà, poi andremo a rivedere bene tutti i dati, non mi sembra che sia così, però un dato è vero che le periferie erano i luoghi, i territori dove negli anni passati aveva avuto più successo la politica, diciamo, più populista, più anti-europea, più sovranista, eccetera. Non sono andati più a votare però. Evidentemente ha deluso, evidentemente questi cittadini si però sono resi conto. Però voi non li avete conquistati. Esatto, ora la sfida è dare a questi cittadini delusi dai populismi e sovranisti delle risposte concrete per i loro problemi. Vediamo. Io mi auguro che i nostri sindaci... Mi inserisco solo con un'ultima riflessione, perché è oggettivo che non si può fare un'analisi completa se non si considera che più della metà dei cittadini non è andata a votare. È evidente che c'è un disagio che va al di là di quello che può essere adesso discusso, quindi tutti devono interrogarsi, sia chi ha vinto sia chi non ha vinto. E quando metà cittadini di una realtà come Roma, che è la realtà più grossa d'Italia come città, non va a votare, c'è un problema di fiducia nella democrazia. Grazie Candiani, prossima volta è studio, perché se no è una tortura per me e per lei, e noi vogliamo essere felici. Grazie Tinai.